Eccoci qui al Megarello, è appena terminata Megara Palagonia, il Megara ha perso la sua prima partita stagionale per 1-0, siamo con mister Rico Bello per commentare a caldo questa partita. Mister, partiamo da un commento generale della partita. Un 1-0, sapevamo che il Palagonia era una bella squadra, in effetti tale si è dimostrata. Al di là diciamo anche della sfortuna, delle azioni e di tutto, cerchiamo di cogliere inizialmente in questo commento magari se c'è stato qualcosa che non ha funzionato, da cosa nasce questa sconfitta? Queste sono le classiche partite che se non stai attento in tutto e per tutto alla fine vieni punito. Diciamo che abbiamo regalato un primo tempo dove pur non subendo niente, però abbiamo forse sbagliato l'impostazione in campo, lì posso essere io il responsabile. Poi nel secondo tempo l'abbiamo visto, abbiamo giocato nella loro metà campo, abbiamo avuto tantissime palle gol, parecchia sfortuna, ma la sfortuna diciamo ce la siamo costruita nel primo tempo con gli errori commessi prima, non abbiamo subito un tiro e il calcio è anche questo. Complimenti intanto a mister Rico Bello anche per l'onestà, la serietà nell'ammettere che può essere anche un errore del primo tempo, anche perché effettivamente il secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo dopo il doppio cambio effettuato nella ripresa. È possibile ripartire adesso da martedì pensando a questa è una sconfitta che sicuramente è una sconfitta che lascerà un po' di amarezza anche per come è arrivata la traversa, i colpi di testa salvati con il difensore avversario, come si riparte in questi casi? L'importante è rimboccarsi le maniche, da martedì si rinizia a lavorare, ma ci mancherebbe, ogni caduta si ci rialza e lavoreremo per far sì che non pesi più di tanto. Certo, la sconfitta brucia anche perché per come si è visto non abbiamo subito niente, quindi non hanno dimostrato tutta questa superiorità. Forse se c'era una squadra in campo nel secondo tempo eravamo noi, ma ripeto, mi prendo le colpe per l'errore iniziale, forse nell'impostare la formazione iniziale. Prima di chiudere, mister, non è, come abbiamo detto altre volte, non è mai bello parlare di singoli giocatori, ma le volevo chiedere l'esordio stagionale di Lischi dal primo del secondo tempo, ci è sembrato a posto fisicamente e ben integrato anche nella squadra? Ma Danilo si allena noi dall'inizio, dal primo giorno, non ha smesso completamente, eravamo in attesa appunto che venisse svincolato d'ufficio perché sappiamo la storia, ma era allenato e diciamo che ha dato un buon contributo nella fase offensiva. Logicamente loro hanno tirato indietro il baricentro, quindi veniva molto più facile. Alla fine Danilo è uno che si fa rispettare, ma non è il primo anno che gioca, è stato già in altre squadre anche attrezzato. Qui dal Megarello di Contrada Bongiovanni è tutto, il Megara ha perso per 1-0 contro il Palagonia. Mister Rico Bello, Giuseppe Di Mare per Rassegna Metropolitana. Buonasera.